14:34 minuti primi, salutiamo Cesare Cremonini che ci ha accompagnato in musica, saluto Emiliano Trocini che mi ha accompagnato alla messa in onda, ben arrivato a Stefano Velli invece che mi dà supporto per quest'altro viaggio che facciamo come vi preannunciavo. Oggi usciamo dai confini, dagli italici confini, no? Prima siamo andati in Francia anche con il nostro direttore per seguire questo festival di cultura occitana, adesso facciamo un viaggio che ci porta addirittura in Germania, in Svezia, ma soprattutto è un viaggio nell'Italia degli anni 60, nell'Italia beat, nell'Italia rhythm and blues, forse in questo caso è meglio dire. Poi un viaggio che parte dall'Interland del Viterbese, da Montalto di Castro, da Civitavecchia. Ne parliamo a proposito del percorso musicale di una band, all'epoca si diceva di un complesso, più giusto dire, i Rocchetti, così come è stata raccontata in questo libro edito da Curcio Editore, da uno di loro, uno dei componenti del gruppo, Mario Paparozzi, che è in linea con noi. Buon pomeriggio Mario. Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio, buon viaggio a tutti gli ascoltatori. Ecco, per questo bel viaggio in cui tu ci fai da guida, che dicevo parte proprio dalla piazza di Montalto, da Piazza Padella, no? E dove arriva poi? Sì, dalla piazza di Montalto, è poco più di un cortile, una piazzetta nel centro storico. Dove arriva? Per 6 anni abbiamo girato mezza Europa, si può dire, arrivando fino a Stoccolma, ma siamo rimasti 6 anni poi sempre in Germania, nelle più grandi città. Infatti, Francoforte, Colonia. Ad Amburgo ci fermeremo un po' perché lì ci sono stati degli incontri importanti. Sì. Però diciamo, si parte da Montalto di Castro, dove comincia la storia proprio del nucleo del gruppo, e cioè da Mario e Sante Rocchetti, sì, no? I fratelli Rocchetti, Mario Santino, che decisero di formare questo gruppo addirittura nel 58. Poi hanno avuto delle esperienze a Roma. A Roma sono stati, diciamo, contattati da un impresario internazionale che ha offerto i contratti, appunto, che li hanno portati in Germania nel secondo viaggio. Invece sono stato contattato anche io come perché cantante. Così loro dalla prima trasferta, che dal Dancing Florida, mitico, a via Francesco Crispi, quindi siamo, diciamo, per i romani proprio a ridosso di via Sestina, nel periodo che stava per scoppiare poi su via Veneto il fenomeno della dolce vita, no? E una nota vorrei ricordare, il chitarrista, cioè Santino Rocchetti, aveva soltanto 12 anni. Però veramente un fan prodigio, eh? Sì. Alla chitarra come Mario, che aveva cominciato giovanissimo, tutte e due per caso, no? Perché per caso, più che per caso, per ferrea volontà del loro papà. Avevano un papà che era un semplice operaio, ma determinato a far sì che i propri figli avessero, diciamo, un futuro un tantino più roseo del suo, che era un semplice operaio delle ferrovie, ecco. E Mario, tutti e due sono stati a lezione di musica dal maestro della banda, allora, che poi il più grande, Mario Rocchetti, imparava la fisarmonica e il più piccolino la chitarra. Ovviamente due strumenti che con la banda non hanno pochissimo a che fare. Comunque hanno imparato la musica. Diciamo che però dobbiamo ricordare anche una terza presenza, quella di Alberto, no? Lupo Maremmano, a detta di un certo Vasco. Sì, Alberto, no? Alberto dei tre fratelli Rocchetti. Arriva dopo 10 anni di Santino, infatti Alberto Rocchetti è molto piccolo, per questo c'è un capitolo dove io scrivo: purtroppo era troppo piccolo e non ha mai potuto suonare con i Rocchetti, però certo. Alberto Rocchetti è quello che attualmente è da 25 anni la base, il tastierista di Vasco Rossi. Vasco Rossi, ecco, sì. Quindi, che lo ha ribattezzato Lupo Maremmano, in onore di quel nomignolo lupo che era del papà, no? E quindi leggevo, perché poi questo libro è bellissimo, perché questa storia è intanto familiare, poi si allarga amichevolmente, appunto, con te e tutti i compagni di viaggio che vengono, perché poi di ritorno da queste prime trasferte all'estero vengono a bussare, la seconda tappa la facciamo da te a Civitavecchia, no? A chiederti di entrare nel gruppo. Esatto. Sì, e allora serviva un cantante e io cantavo perché da bambino, da piccolissimo, avevo questa passione, però rimasi un po' male, o perlomeno molto sorpreso, quando mi dissero: guarda che però a noi serve anche un contrabbassista. Allora
E allora io partiva, ma come faccio, non ho mai suonato il basso? Dice, ma ti imparerai strada facendo. E così è accaduto. Però si fa un'altra tappa allora, sì, lo zio fa legname a Tolfa, o no? Sì, leggevo sì, così. Sì, mi ha costruito una specie di cassa da morto per infilare dentro. Per poter partire anche con gli strumenti. Esatto, insomma. Non c'erano le comodità, ma, che certo. Ci sono oggi. Ma tant'è che i loro primi tour in Maremma erano a bordo di questa Fiat 500 giardinetta, no? Mitica. E poi... non so se qualcuno che adesso è in viaggio può ricordare. Ma questa giardinetta piccolissima. Con gli sportelli in legno. Sportelli di legno. Veramente storica. Legno, sì. Ma gli amanti delle auto storiche sono tanti. Sì. E tutta la famiglia andavano, facevano... Delle brevi tournée nel Viterbese, nei poteri dell'Ente Maremma, dove i ragazzini, perché avevano uno 10 e l'altro 16 anni, Mario che era il più grande, chitarra e fisarmonica, andavano di gran moda là nei poteri, certo. E nelle piccole aziende della Maremma. E venivano pagati, cosa che era molto importante, venivano pagati con caciotti, con, certo. Con prosciutti, fiaschi di vino e roba del genere. Il cachet, insomma. Il cachet faceva molto comodo alla fine degli anni 50. Caspita. Sì, sì. E poi siamo nel pieno furore anni 60, che vuol dire la Germania, sì, anche la Svezia, ma soprattutto la Germania, perché c'era questo fervore, c'era questo grande movimento, le due C di Rocchetti diventano due K, perché anche il repertorio in qualche modo deve cambiare, quindi deve essere più in linea coi tempi, no? Noi siamo partiti che facevamo di tutto, ma di tutto per quanto avessimo potuto imparare come ragazzi italiani in quel periodo appassionati di musica, cioè ripetevamo quello che ci presentava la radio, quello che certo. Ascoltavamo in televisione, le cover dei grandi. Esatto, però quando siamo arrivati in Germania abbiamo avuto subito un impatto per noi meraviglioso con Ray Charles, la musica di Ray Charles, e poi con un complesso indonesiano che ci ha veramente fatto cambiare il modo di suonare e soprattutto l'approccio con il palco. Ecco, è stato molto importante, infatti abbiamo dedicato molto del nostro suonare noi a, tra virgolette, quello che si dice la scena sul palco, certo. Però sempre suonando, è sempre la scena proprio strumentale, e realizziamo delle brevi, insomma, delle semplici coreografie e di effetto, direi, ecco. Però quella è stata una stagione importante perché, come diciamo, soprattutto la Germania rappresentava proprio il cuore, no? Pulsante, per cui da un lato voi eravate a contatto con i miti, come tu dicevi, Ray Charles, o potevano essere Roy Orbison, Cliff Richard, la musica degli Shadows, vedi, Apache, e poi altri giovani che arrivavano da altre nazioni, sì, pure loro in cerca di identità musicale, no? Non riesco, ancora oggi non ci riusciamo a spiegare per come la Germania all'inizio degli anni 60 fosse proprio la fucina dove arrivavano musicisti da tutte le parti del mondo. Poi dopo la cosa si è spostata in Inghilterra, certo. Ma guarda caso proprio i Beatles da ragazzi, da giovani, sono partiti dalla Germania, perché tutte lì venivano a suonare, da tutte le parti del mondo. Ripeto, i complessi più famosi allora, certo. Che giravano la Germania erano indonesiani, pensa un po'. E George e Paul erano questi ragazzi che anche loro suonavano, vi venivano ad ascoltare, in qualche modo vi siete, come dire, avete solidarizzato, no? E questo è facile tra ragazzi, certo. Mi piace dire ragazzi più che musicisti, perché la parola musicista io non ho nemmeno, prima casomai, ecco, sul passaporto avevamo scritto orchestrali, comunque sia, tra giovani che suonano era molto facile familiarizzare, scambiarci pareri, consigli, certo. Eccetera eccetera. Poi vivendo in questa, sì, è una grande strada la Reeperbahn, ma siccome la vita notturna di Amburgo si svolgeva e si svolge ancora tutto su questo chilometro di strada, e stavamo sempre lì e ci frequentavamo, che era la cosa normalissima. Certo. Poi c'era anche la disparità di orari, ad esempio noi per un periodo, una parentesi, i periodi per noi vuol dire sempre minimo 2 mesi in un locale suonando tutte le serie, certo, e anche certo. I Beatles mi risulta che suonassero sia al Top Ten
che allo Star Club sempre, per periodi sempre molto lunghi. Quindi questo dava facilità di incontrarsi e certo, di familiarizzare in qualche modo. Soprattutto, cosa che cercano tutti i giovani musicisti, di rubacchiare ora questo, ora quello. Ecco. E questa era la vita certo. Ad Amburgo. E poi loro ritornando, anche loro forse un po' rivedendo il proprio repertorio, poi hanno cambiato qualcosina nella loro storia e nella storia della musica di tutti, insomma. Beh, loro hanno cambiato, direi, certo. Da come noi li conoscevamo, perché facevano le cover di Chet Berry, cioè, i miti del rock di allora. E poi ecco, loro sono rientrati in Inghilterra e hanno incominciato a suonare e eseguire i brani propri, e è da lì che sono esplosi, ecco. Diciamo che voi poi vi siete ritrovati in qualche modo a rivaleggiare con loro al ritorno in Italia, in una puntata storica di Bandiera Gialla, dove ve la siete dovuta vedere col vostro brano anche con i Beatles, ormai Beatles, no? Eh sì, una puntata c'erano i Beatles, c'erano i Rolling Stones, c'era Ray Charles. Scusate se poco, c'era Donovan nella scaletta. Ecco, non so se gli ascoltatori giovani magari che sono adesso in viaggio non sanno come funzionava Bandiera Gialla. Innanzitutto fu un'invenzione di Arbore e Boncompagni, certo. Che sono stati proprio gli artefici. E poi ecco, c'erano degli scontri, che posso dire, Rocchetti contro Ray Charles, chi ottiene più consensi è promosso e passa alla prossima settimana, ecco così. E quindi si restava più settimane, si era più suonati, perché poi all'epoca erano poche le opportunità di far sentire la musica, perché poi rientrati in Italia cominciano da un lato gli approcci discografici, no? Dopo questa fortunata permanenza all'estero. Beh, avrei un piccolo commento, una piccola cosa da raccontare a questo proposito. Noi abbiamo presentato a Bandiera Gialla, cioè eravamo stati iscritti come i Rocchetti, Complesso Italiano, che cantava Black Tie. Però noi Black Time, la prima edizione, era in inglese, la cantavamo in inglese. Tuoni, fulmini e saette, come dire. Pressoché pensavo non fosse possibile fare del rhythm and blues con la lingua italiana, perché non la ritenevamo adatta. E quindi abbiamo scritto la prima versione di Black Time in inglese. Soltanto che un paio di giorni prima che andassi in onda, quando già il programma era stato fatto su Radio Corriere, certo. Da Via Siago ci è stato imposto di fare la versione italiana, altrimenti non saremmo andati in onda. Perché il regolamento prevedeva che un gruppo italiano, un complesso, come italiano, si diceva all'epoca, cantasse in italiano e quindi non era previsto la versione in inglese. Quindi di fretta e furia rimanipolata la versione per poter partecipare a Bandiera Gialla. Ma tutto questo per ricordare... Si parla del 1967. Parliamo anche di una stagione che voleva dire attraversare l'Italia a bordo di queste auto incolonnate dello storico Cantagiro, no? Che poi a Fiuggi viveva proprio la sua serata finale trionfale, no? E c'erano i Rocchetti. C'eravamo i Rocchetti, noi abbiamo partecipato alla edizione del 67, dove ad esempio, tanto per fare degli esempi, così i concorrenti, veramente concorrenti, si chiamavano Adriano Celentano, si chiamano Bobby Solo, Rita Pavone, si chiamavano... Invece tra le nuove proposte, sì. Cioè come... non dilettanti, come nuove proposte... I giovani, c'era, certo. Sì, come i giovani, il girone dei giovani, dentro c'era... un ragazzino che si chiamava Massimo Ranieri e un altro che si chiamava Mino Reitano. Ecco, fu un Cantagiro dove per la prima volta parteciparono i complessi, Camaleonti, Dick, insomma i migliori la complessi. La grande stagione, certo. E c'erano i Rocchetti, per diciamolo a questo punto, che forse è stato il primo, anche l'unico esempio di vero rhythm and blues fatto in Italia, fatto col solo organico proprio del gruppo, della band, come si direbbe oggi, no? Esatto, noi avevamo la fortuna di avere un sassofonista, un bravissimo sassofonista, che però, come io ho imparato il basso in Germania, lui ha imparato molto bene a suonare anche la chitarra, per cui facevamo anche diversi stili musicali, certo. Lui passava la chitarra, ma normalmente ecco, eravamo avvantaggiati agevolati a fare il rhythm and blues, perché ritenevamo il sassofono uno strumento quasi indispensabile per quel genere.
E poi a un certo punto invece in questo viaggio le strade si dividono, Santino prende la sua strada da solista con tante partecipazioni anche al Festival di Sanremo, tu ti dedichi alla radio, alle televisioni, no? Rimani nell'ambito musicale, alla discografia, quindi rimani un po' nel Io tuo sì, appena ambito. il complesso si è sciolto all'inizio del 69, io sono stato così, cioè per dire, ingaggiato, uso un termine che mi fa ricordare quando gli ingaggi, no? Quando per le serate, sì, ho iniziato a lavorare per le messaggerie musicali, per la CBS e sono rimasto in quell'ambito come agente discografico per 11 anni ed è stata un'esperienza favolosa, preziosa e indimenticabile. Allora, magari questa sarà la prossima puntata con Mario Paparozzi. Intanto abbiamo sfogliato questo I Rocchetti, edito da Curcio Editore. Naturalmente ci lasciamo anche con la vostra musica perché abbiamo tanto parlato e quindi adesso andiamo a sentire questa Black Time nella versione inglese perché noi adesso non abbiamo più questi obblighi di avere il Ah, testo non c'è la italiano. versione italiana? Credo che quella che abbiamo noi sia direttamente la versione in inglese proprio dei Black Time, però adesso la Peccato, avrei ascolteremo. preferito fosse quella italiana Adesso sei perché. anche esigente, per noi già non è stato facile trovare, e quindi abbiamo cercato piuttosto che un altro successo, che era poi la cover della bambolina che fa no, no, no di Michel Polnareff, che vi imposero in qualche modo e non vi apparteneva, proprio salutarci con questo brano che invece, come dire, è molto più stile Rocchetti, insomma, Rocchetti Sound. Certamente. Io ringrazio Mario Pavarozzi per questa bella chiacchierata e alla prossima Grazie. puntata. E posso consigliare io che ho al volante adesso di dare una prima sbirciata al mio libro che dovrebbe trovarsi in tutte le librerie. Si intitola I Rocchetti da Piazza Padella alla Reeperbahn. A firma di Mario Paparozzi, Sì. Grazie, Curcio Editore. Grazie Mario. grazie a te e buon viaggio a tutti gli ascoltatori.